L'onda lunga di Dior sul Salento e sulle Cecità, prima la calata dei Vippi, selfie, le storie, Chiara Ferragni e Fedez, i milioni di visualizzazioni della sfilata della casa di moda francese su internet. Ma il periodo d'oro della città barocca si può toccare con mano. Lecce, nella serata dopo la sfilata, si presentava così, colma di gente, tanti turisti. Non che sia una novità in questo periodo dell'anno, anzi, ma in Piazza Duomo, riaperta con l'allestimento ancora in piedi mentre gli operai lavorano allo smantellamento, una sfilata, questa volta di turisti e curiosi, per vedere quella scenografia che ha fatto il giro del mondo appena poche ore fa. E il centro storico torna a popolarsi, qui, adesso. Sembra che il Covid non ci sia mai stato, tanto veloce è stata la ripresa turistica. La cornice resta la stessa, le luminarie, quelle tanto contestate nei giorni scorsi, restano accese. Ai bordi della piazza le scritte volute da Maria Grazia Chiuri invece sono spente. Non si può accedere al centro della piazza, ma c'è la fila per una foto o una passeggiata in quello che è stato il centro del mondo della moda per qualche ora.